consegnato questa mattina il premio Amato Lamberti, intitolato al politico e studioso che negli anni Ottanta fondò l'Osservatorio sulla Camorra. Lamberti fu uno dei massimi analisti della criminalità organizzata, il primo ad utilizzare un approccio moderno all'intreccio fra malavita e società. Il suo lavoro, profondo e innovativo, ha fornito strumenti all'azione della magistratura, come ha ricordato il procuratore Roberti. È un momento importante perché si ricorda nel modo migliore la figura di Amato Lamberti, che è stato un grande studioso del fenomeno della criminalità organizzata, un maestro ed anche un politico integerrimo, un modello diciamo di integrità come politico e come studioso. Amato era assessore alla normalità, cioè alla cosa più difficile da avere a Napoli. L'ha fatto con grande passione e ha saputo essere al tempo stesso uno studioso serio, un amministratore bravo, un politico intelligente. E tra quelli che ha capito che la camorra e la criminalità organizzata e la mafia si combattono con diversi strumenti, con la forza dello Stato e l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, ma anche con la cultura, con valori, con il lavoro per le nuove generazioni, stando in mezzo alla società. Il premio, istituito dall'Associazione Amato Lamberti per un lavoro originale di ricerca e di analisi dei fenomeni mafiosi, è stato realizzato col contributo del gruppo di lavoro anticontraffazione dell'Unione Industriali di Napoli e in collaborazione col Comune di Napoli e col Dipartimento di Sociologia dell'Università Federico II. Se proprio volessi dire quella parte più originale del mio lavoro è stata proprio quella di aver analizzato la fatica e l'impegno di molti ragazzi, ragazze, uomini e donne, professionisti e non professionisti che si occupano nel sociale di persone svantaggiate. A volte rompono proprio quei meccanismi basilari di cui le camorre poi si nutrono, e cioè l'elemento di fiducia tra i cittadini e le istituzioni che attraverso i servizi hanno il loro primo canale di comunicazione con loro. E a volte ho notato come questo deficit di fiducia non è solo dei cittadini da parte dello Stato, ma diventa anche dello Stato nei confronti dei cittadini, il che è veramente paradossale. Il premio che il procuratore nazionale antimafia Roberti ha consegnato al giovane studioso vuol dire semplicemente una cosa: non ci fermeremo fino a quando non avremo eliminato questo cancro dalla nostra vita sociale.